qui Gatta Cicova, rubrica internazionalista antiimperialista a cura di Chiara Dal Canto. Buonasera, benvenuti all'undicesima puntata della rubrica antiimperialista. Stasera parliamo delle madri di Plaza de Mayo e del regime di Videla. Lo scorso 20 novembre è venuta a mancare Hebe de Bonafini, una delle fondatrici delle madri de Plaza de Mayo. Nel lontano 30 aprile del 1977, 14 madri di ragazze e ragazzi sequestrati dai corpi di sicurezza della dittatura di Videla in Argentina avevano protestato con il fazzoletto bianco in testa davanti alla Casa Rosada a Buenos Aires. Hebe si era unita a loro pochi giorni dopo. Da allora, ogni giovedì, per i successivi 45 anni, lei e le altre madri hanno continuato a manifestare in quella piazza, con la speranza di ritrovare i propri figli e nipoti. Ma chi era Videla? Il 24 marzo del 1976, con un colpo di stato militare, il generale Videla conquista il potere in Argentina, sospende la Costituzione e instaura un regime di terrore che colpisce ogni forma di dissenso. Oppositori politici, intellettuali, studenti o semplici simpatizzanti di sinistra vengono sequestrati e fatti sparire senza pietà. Durante il regime di Videla saranno più di 30.000 le persone scomparse, i desaparecidos. Prima di sparire, per molti c'erano le torture. L'ESMA, una scuola di formazione militare, divenne sede del più micidiale centro di detenzione, dove furono torturate più di 5.000 persone, che poi furono naturalmente uccise. Torture come scariche elettriche sui genitali, il sottomarino, la testa sott'acqua, il sottomarino secco, la testa in una busta di plastica o il letto rovente. Le forze repressive arrivavano nelle case a bordo di una Ford Falcon senza nessun processo o avviso di garanzia, sequestrando anche le famiglie e bambini piccoli. Molti dissidenti che venivano lanciati nell'oceano dai cosiddetti voli della morte, storditi con il Ketalar, legati e bendati, venivano gettati in mare aperto, spesso con grossi squarci nel ventre, in modo che gli squali divorassero il corpo e la vittima sparisse definitivamente. Molte le donne rapite all'ottavo al mese o al nono mese di gravidanza, torturate con scariche elettriche e picchiate, e quelle che sopravvivevano e riuscivano a portare a termine la gravidanza venivano uccise e i loro figli regalati alle famiglie di militari e poliziotti. Le madri e le nonne di Plaza de Mayo non si sono mai arrese e stanno ancora cercando i loro figli e nipoti. Estella Carlotto, madre di Plaza de Mayo, ormai nonna, ritrova nel 2014 suo nipote Guido, nato nel maggio del 78 nel lager delle forze armate La Caccia a Rio della Plata. Il regime di Videla in Argentina è stato dunque uno dei più sanguinari dell'America Latina. Regime con contatti anche con personaggi italiani come Licio Gelli, maestro venerabile della loggia massonica P2. Molti infatti i dirigenti del regime di Videla che avevano la tessera della P2, in quanto Gelli era al tempo ambasciatore economico dell'Argentina. Una pagina dolorosa e sanguinosa per l'Argentina e per tutte quelle famiglie che ancora cercano i propri cari, come appunto le madri di Plaza de Mayo. Grazie per l'ascolto, un caro saluto da Chiara Dal Canto. Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido.
desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.